Comitato Parma Borgo Romagnosi. Caro sindaco, caro Pizzarotti o se vuoi caro Federico, questa città è una città che capisce, che comprende e che comunque in ogni caso sa anche perdonare, ma non perdona una sola cosa. Lo perdona quei politici che prendono con fiducia i voti, promettono tante belle cose e poi con quei voti invece pensano ad altro. Siamo in piazza per protestare contro la delibera del Consiglio Comunale di Parma, che riteniamo illegittima e anticostituzionale, e su questo ci conforta sentenze del Consiglio di Stato. È una delibera che va cancellata perché vuole colpire i disabili che invece devono essere tutelati dalle pubbliche amministrazioni e anche i loro familiari. Il regolamento che è stato votato in Consiglio Comunale lo scorso anno, che prevede dietro dei titoli altisonanti quali progetto di vita, in realtà sono scatole vuote, vuole soltanto una compartecipazione alle spese e ai servizi che lui offre, e fino a qui ci siamo, soltanto che nel calcolo di queste spese loro, oltre all'ISE, hanno inserito anche le pensioni di invalidità. È questo che è illegale e anticostituzionale, perché ci sono state delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno proprio sentenziato che le pensioni di invalidità non si toccano. Questa è una città che ha 2 anni fa votato un politico che in modo suadente, pacato, con tante promesse, ha sedotto con le sue capacità anche dialettiche, dicendo che sarebbe occupato giorno e notte della città, avrebbe ascoltato la città e avrebbe risolto i problemi della città. Oggi invece abbiamo un politico che ha fatto un po' come si fa con le amanti quando non servono più, ha gettato questa città in un angolo, l'ha abbandonata e si occupa della sua carriera personale senza occuparsi più della città. Ecco, noi non chiediamo che Pizzarotti faccia questa o quell'altra scelta di partito o quant'altro, questo non ci interessa. Noi vogliamo sapere dal sindaco se oggi deciderà di continuare di fare il sindaco a tempo pieno con la testa e con il cuore per questa città, oppure se sceglie legittimamente di fare dell'altro. Scelga, ma la città ha bisogno di un sindaco che con la testa e con il cuore sia a tempo pieno sui problemi dei cittadini di Parma. Purtroppo siamo arrivati a questo punto, non ci dovevamo arrivare, perché se avessimo avuto un'amministrazione e un sindaco che lavora per la città e ascolta i cittadini, chiaramente non saremmo arrivati a questo punto. Quando hanno presentato la nostra petizione il 29 di aprile, è stata presentata in Consiglio Comunale, ci siamo sentiti dire che dobbiamo fare soltanto delle proposte in linea con l'amministrazione, chiaramente. Questo mi sembra una limitazione nella libertà personale e dei vari comitati. Chiaramente ognuno ha, diciamo, delle richieste che chiaramente non sono in linea magari con l'amministrazione, però ritengo che un buon amministratore ne debba tenere conto e magari anche tornare indietro, cioè fare un passo indietro e accontentare i cittadini che le richiedono.